Buonasera, oggi è l'8 febbraio 2015. Siamo andati a guardare. Ah, sì, anche mio compleanno, auguri duro. 5 anni. Mi sento vecchio. Vabbè, siamo andati a guardare Birdman, uscito il 5. Alice. Uscito il 5 febbraio, tra l'altro, no? Eccolo qua, non c'è che tutto, Massi non c'è. Vabbè, il film. Per la prima volta, detto anche decentemente, dopo il taglio dell'ultima volta. Ci scusiamo, tra l'altro. Che comunque il regista non meritava di essere nominato nel. Sì, la storia praticamente parla di questo, diciamo, era un attore che però adesso ha voluto entrare nel mondo del teatro. Interpretava praticamente. Era scrittore. Che di solito. Successo, poi si è stancato da farlo. Diciamo tramite tipo di film, diciamo. Un supereroe anni 90, tipo quelli molto tamati. Che cazzo vabbè, oh. Sì, lo so. Fini qui poi. Sì, vabbè, sto qua. Siamo volatili su qualcosa. E senza fare molti spoiler, parla praticamente delle difficoltà che trova innanzitutto l'attore nel relazionarsi anche con altri attori. Soprattutto quella era l'altro protagonista, diciamo, della storia. Michael Sheen, Edward Norton. Ecco. Poi c'è anche Naomi Watts. Vabbè, insomma, anche altro che fa Notte da Leoni. Ha parlato. Il film è stato girato in l'unico piano sequenza più o meno qualche due tagli, tre che sono riconoscibili, altrimenti sono diciamo, riconoscibili latenti, sì. Nascosti, si possono impedire ma non danno peso, sì. Sembra comunque una a differenza di Arcanus di sopra, che sono a parte che siamo stati anche a mezz'ora a spiegargli a qualcuno qua come cazzo è un taglio. Cosa? Perché non lo sapevo. Beh, diciamo che il film. Boh, per me merita un 9. Non ho detto il voto di un bel 9. Vabbè, è spudorato, guarda che era bello. Per te? Tra l'altro non mi ha annoiato, nel senso. Diciamo che il trailer forse. Dava più azione. Cioè, è errato in certo senso. Cioè, forse è buono così, perché alla fine io sono andato cinema comunque non capendo un cazzo, perché alla fine la trailer non si capisce di cosa parla. Vabbè. Però dava anche molta azione, secondo me. Sì, ma è meglio così, perché meglio. Non avrebbe senso. Infatti, io prima, verso il fine del primo tempo, qui non c'era ancora azione. Ho chiesto a voi come poteva essere, diciamo, introdotta l'azione, cioè non avrebbe avuto senso più che altro. E vabbè, di anche tu il voto, tanto magari Claudio l'ha detto. Fai te intanto, devo pensare. Allora io do un 9, perché sì. 8 e mezzo, dai, perché devo ancora dare un'altra visione per criticare. Diciamo 8 e mezzo anch'io, dai. Ti aggreghi? Sì. Boh. Beh, secondo me la critica è netta nei confronti del cinema, quello tipo. Ah, quello sì, quello. Beh, la critica, cioè, si vede. Critica molto il cinema moderno. Sì, anche tipo, specialmente con i supereroi alla fine, perché lui stesso critica il suo alter ego. Trascorso da supereroi comunque. Inoltre, tipo, c'è una scena in cui. Vabbè, ormai diciamo gli spoiler, dai. C'è una scena in cui c'è appunto Michael Keaton, il protagonista, che dopo una spornia, diciamo un po' la pazzia, si getta fingendo un volo in pratica. Sì. E dietro c'è appunto il cartone dell'uomo d'acciaio, Superman di Zack Snyder, che non so se fosse una voluto cosa. Oh, però subito dopo, io ho detto cazzo, l'ha voluto forse per. Cioè, per fare. Se in fondo si vede. Però subito dopo c'è la pubblicità di Masterchef. Cioè, non so se sia anche quello, magari una. Oh, non so, magari un criticare quel tipo di programma, ma non penso, forse non era voluta la cosa. Boh, io quello là dell'uomo d'acciaio ho pensato di no, poi. Sinceramente poteva essere come prima critica, sì. Sì, no, perché tipo Robert Dwayne Johnson, quello l'ha criticato Robert come la merda su una scena del film. Sì, tipo critica Iron Man, comunque la madre. Sì, poi ma. Tipo nomina anche vari attori, cioè anche Ryan Gosling nel senso, però non criticando negativamente. Beh, ma anche tipo nel finale quando c'erano tutti i balletti. Sì, si vedeva anche tutti i Transformers. Sì, Spider-Man, Transformers, esatto, tutto il cinema. Tutte le tamarrate che sono uscite. E poi non so se voleva, essendo che comunque era in un teatro di Broadway, magari se volessi tipo dire che ormai il teatro sta sparendo comunque. Cioè dominato da Hollywood, da già così. Sì, poi ci sono più personaggi che attori, cioè ci sono celebrità. Sì, appunto. Vabbè, comunque finisco, come vale la pena vederlo al film. Tutti i miei carissimi iscritti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Non crescete in fretta.